Buonasera, ben ritrovati amici di Radio Saius e di tutte le collegate. Siamo alla trasmissione di che cosa stiamo parlando? Siamo alla nona trasmissione. Ricordo le ultime due trasmissioni che riguardavano un tema spinoso legato alla liberalizzazione delle droghe leggere e comunque la legge che era in campo e che sta continuando e che sto ancora seguendo e vi informerò comunque degli sviluppi, però per ora, come avevo previsto la volta precedente, tutto viene concentrato non sulla legalizzazione e liberalizzazione, ma sulla normativa per quanto riguarda gli effetti terapeutici della cannabis, e di tutti i farmaci che vengono comporti con la cannabis. Questa è la situazione, probabilmente la questione delle elezioni vicine, un tema un po' troppo caldo, non è stata voluta, non è, volutamente non è stata affrontata e quindi questa è la situazione. Però rimarremo sul pezzo e vi darò ulteriori informazioni. Questo per fare un po' un legame tra una trasmissione e l'altra, perché comunque già da un po' che sto trasmettendo e quindi mi sembra importante anche comunque collegare no, e non, e che non tutto sia staccato. Vedete un'immagine nel palinsesto della trasmissione, un'immagine molto bella. È un'immagine di Antonietta Di Martino, la campionessa Euro Indoor, medaglia d'oro nel salto in alto, ed è l'emblema del gesto atletico perfetto, dello sforzo massimo per raggiungere un risultato, considerato che l'atleta non è di altezze elevatissime, mi pare sia alta 1,84, 1,85, eppure è riuscita a saltare fino ai 2 metri. Quindi questa è la forza della determinazione nel raggiungere i risultati, a volte porta a queste cose bellissime. Questa è un'immagine bella che introduce il tema di questa trasmissione, che è un po' uno sguardo nei confronti dello sport, però partendo dalla principessa degli sport, che è l'atletica leggera. Partendo da quella, poi allargandosi anche ad altro, a qualche esperienza personale anche, non nell'atletica leggera, comunque in una disciplina che è anche olimpica, insomma è la mia esperienza personale rispetto allo sport e a quello che trasmette da un punto di vista emotivo, comportamentale, di concentrazione, di sfida con se stessi, perché lo sport ha tutte queste cose qua. Mi piace ricordare intanto un'altra piccola annotazione del premio Nobel per la pace che è stato assegnato pochi giorni fa a un'associazione che si chiama ICAN, che staccato starebbe I Can, io posso, che invece è International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Ed è attiva in 100 paesi e quindi per questo ha la possibilità di intervenire alla conferenza ONU, che il 7 luglio scorso, attraverso i paesi non dotati di armi nucleari, ha redatto questo trattato con la firma di questi paesi, questo trattato internazionale di interdizione delle armi nucleari. Direi che è una cosa molto toccante e molto attuale, visti i problemi tra l'America e la Corea del Nord, queste paure atroci che
attraversano un po' tutte le menti nostre, e questo è un segnale molto importante. È una prospettiva, è una speranza, forse è anche ingenuità sperare che si possa arrivare a questa interdizione. Però io voglio crederci, e penso che il tema dei nostri giorni è il credere o il non credere. Qui non c'entra nulla la religione, ma in credere in qualcosa. Credere in qualcosa, combattere per quello in cui si crede e cercare di ottenere il meglio. Questo è anche lo sport. Lo sport è questo. Un esempio in assoluto, non a caso, ieri per la prima volta in una rete Rai c'è stata la prima trasmissione condotta da Beatrice Maria Vio, detta Bebe, che è una campionessa paraolimpica in carica attualmente di fioretto individuale. A 11 anni, purtroppo per una grave forma di meningite, ha subito l'amputazione di braccia e gambe, 8 anni dopo però ha vinto l'oro nel fioretto, la prima a esserci riuscita con 4 protesi artificiali. Questo è già di per sé, già la sua presenza, chi l'ha vista in TV, ha sentito il suo intervento, ha letto qualcosa, sente questa forza, questa energia incredibile. Chi l'ha vista poi anche alle Olimpiadi, l'esultanza quando ha vinto è stata una cosa commovente, veramente, veramente forte. Ecco, lei faceva scherma anche prima dell'amputazione, e aveva una promessa e ha continuato, comunque ha creduto di potercela fare e ce l'ha fatta. Ecco, questi sono esempi che al di là di tutto, al di là della trasmissione che non so e non ho potuto vedere, probabilmente sarà incasellata in alcuni palinsesti con pattinature e cose varie, però quello che conta basta anche solo il suo sguardo, la sua presenza, il fatto che questa ragazza di 20 anni, insomma, è riuscita a fare quello che ha fatto e ha ancora questa energia che gli fa dire, appunto, che anche il titolo della trasmissione, La vita è una figata, una delle sue altre dichiarazioni dice che mi hanno regalato un sogno, se sembra impossibile, allora si può fare. Ecco, queste espressioni a me veramente un po' commuovono e mi danno energia nella mia quotidianità, nello svolgere le mie cose normali, perché ecco, questo secondo me è quello che deve dare lo sport, deve dare lo stimolo alla passione e all'energia da riportare in maniera positiva nella tua vita. Ma nel senso che poi in qualche modo devi poi non solo da spettatore e da tifoso, ma anche provare su te stesso questo i giovani, i ragazzi giovani dovrebbero provare tutti uno sport perché lo sport è formativo, crea cittadini e lascia comunque dei ricordi e delle emozioni che non si dimenticano. Ecco, in questo senso mi piace leggere alcune cose scritte da alcuni personaggi importanti, tra cui, ecco, voglio ricordare, ma conosciutissimo, Alex Zanardi, che è un pluricampione, pur essendo senza entrambe le gambe, in un incidente gravissimo mentre faceva il pilota di Formula 1, e comunque ha avuto la forza di rialzarsi
di ricominciare anche a guidare prima le auto e poi dopo a buttarsi nel mondo della Paralimpiade, raggiungendo risultati incredibili, tra cui anche riuscendo a fare un ultra triathlon con distanze veramente impensabili per un essere umano normodotato, figuriamoci per una persona come lui, ma ecco, questi sono eroi, sono personaggi da additare e da tenere presente nel grigiore di tanti giorni e di tante situazioni così pesanti che ci avvolgono sempre di più. Ecco, Alex Zanardi ricorda che ha scritto libri e si può andare a vedere su internet sulla sua vita, sulle sue esperienze. Ho estratto alcune cose. Una è questa: è importante lavorare assaporando il gusto di ciò che fai. Il sacrificio passa inosservato se fai le cose con slancio ed entusiasmo. Io quando ho iniziato a fare sport paralimpico non volevo dimostrare niente a nessuno, la sfida era solo con me stesso, ma se il mio esempio è servito a dare fiducia a qualcuno, a qualcun altro, allora tanto meglio. Il ricordo dell'incidente così lo ha sintetizzato. Quando mi sono risvegliato senza gambe, ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa. Questo è veramente, può essere una frase d'effetto, prendetela come volete, però quello che conta appunto è lo spirito che ti trasmette la persona, è la persona che ha fatto anche una trasmissione di divulgazione scientifica qualche anno fa, anche con successo. Direi che questa energia è quello che manca, che non sta girando, non sta girando in questa Italia, non sta girando nel mondo, e forse dai diversi da noi, in questo caso, dai diversamente abili, abbiamo da imparare tantissimo. Un'ultima cosa di Alex Zanardi, sul discorso, su una domanda fatta sul doping, cose di questo genere, ha risposto: ci si può drogare di cose buone e una di queste è lo sport. Quindi, con questo dà un taglio netto al discorso d'altro, perché quando si parla di sport, purtroppo corruzione e doping attraversano purtroppo tutti gli sport, purtroppo, in alcuni casi in maniera veramente abominevole e insopportabile. Non voglio fare nomi, però insomma è sotto gli occhi di tutti, magari sono gli sport più seguiti. E questo è triste perché sono sport bellissimi, bellissimi, come il calcio e il ciclismo, sono sport bellissimi, però sono inflazionati da miliardi e da situazioni di doping incontrollate o da comportamenti antisportivi. Che non fanno bene allo spirito dello sport. Un grande filosofo che non si è occupato di sport, però annota questa cosa per quanto riguarda lo sport. Al lavoro si contrappone, al lavorare, insomma, si contrappone un altro tipo di sforzo che non nasce da un'imposizione, come è il lavoro comunque è legato all'imposizione, ma da un impulso veramente libero e generoso. Della potenza vitale, lo sport è un impulso veramente libero e generoso della potenza vitale. Si tratta di uno sforzo lussuoso, certo, perché non tutti possono avere, possono fare,
Se pensiamo ai paesi dove c'è la fame nel mondo, non ci si può pensare certo di fare sport, ma noi che in Occidente abbiamo questa possibilità, dobbiamo tenerla presente e trovare le cose migliori che lo sport può dare, per se stessi prima di tutto, e poi per la socialità, per il rapporto con gli altri. Che ci si dia, è uno sforzo lussuoso che si dà a mani piene, senza speranza di ricompensa certa, perché quando uno fa uno sport non ha la ricompensa certa, anzi, sa semplicemente che deve sacrificarsi, soffrire per ottenere qualcosa, come il traboccare di un'intima energia. Perciò la qualità dello sforzo sportivo è sempre egregia, benefica, eccelsa. Ortega y Gasset, uno dei più grandi filosofi dell'ultimo Novecento. Un'altra frase che mi piace ricordare è di Josefa Idem, una pluricampionessa che fino all'età avanzata ha fatto la canottatrice, il kayak mi pare era la sua specialità, che ci ricorda un'altra cosa importante legata allo sport. Nello sport il gioco deve essere una costante. Quando questa componente viene a mancare, è ora di smettere, perché ci deve essere il piacere di farlo. Nell'ultima intervista, Antonio Meucci, che è arrivato sesto alla maratona di atletica leggera del 2017 a Londra, ha avuto anche un grande coraggio quando gli hanno chiesto di fare un paragone di quante ore lui impiega ad allenarsi e in quanti minuti un super calciatore, Neymar, guadagna migliaia di dollari. Beh, secondo me è abbastanza avvilente eticamente scorretto, mi fa un po' schifo, insomma, ha avuto il coraggio di dire mi fa un po' schifo, insomma, e lui è arrivato sesto, è un ingegnere, sì, è come tanti atleti italiani, è dipendente di una squadra sportiva militare. Però comunque continua, studia, lavora e insomma si sacrifica ogni giorno. E anche lui dice: smetterò quando non avrò più il piacere di allacciarmi le scarpe al mattino prima di cominciare. Un'ultima frase che mi è piaciuta tanto è del pluricampione mondiale del salto con l'asta, per questo l'immagine anche, perché secondo me è un gesto atletico fantastico quello del salto del salto in alto, del salto con l'asta, sono due discipline che esaltano la plasticità del corpo e lo sforzo massimo nella perfezione del gesto, e quindi sono bellissimi da vedere e da riportare, più che tanti altri, certo, la sforbiciata e il gol in rovesciata nel calcio sono bellissimi. Però insomma ci sono tanti altri sport che vanno valorizzati per queste bellezze e questa fatica che ci sta dietro, e per molto meno a livello monetario. Questo va detto, è importante. Lui, Sergei Bubka, che è stato anche per 3 volte. Ha fissato per 3 o 4 volte addirittura il primato mondiale, saliva 2 centimetri ogni anno o addirittura nello stesso arco anno quando era al massimo della sua energia fisica. Sei un atleta, non un seduttore, questo è un messaggio, diciamo. Sei un atleta, non un seduttore, non devi stare lì ad ammirarti, ma a gareggiare, devi avere fame di successi, di risultati, di gloria. Lo sport non è una sfilata, è provarci per davvero, con tutto te stesso.
E queste sono cose che vanno ricordate e sono importanti, secondo me. Per quanto riguarda appunto l'atletica, quest'anno abbiamo avuto un'unica medaglia di bronzo nella 20 km di Antonella Palmisano e il sesto posto di Antonio Meucci nella maratona. E solamente due finalisti, poi gli altri sono stati sono semifinalisti o simili. Dunque siamo 38esimi nel medagliere su 43 nazioni, parliamo dei mondiali, non delle Olimpiadi, dei mondiali di atletica leggera, quindi direi che è veramente un risultato misero e abbastanza annichilente, un po' quasi da vergognarsi, considerato le possibilità dello Stato italiano che investe nello sport. A Pechino addirittura negli ultimi mondiali nemmeno una medaglia. Sono 15 anni che viaggiamo attorno alla 20ª posizione, ma le giovani promesse sono, escludendo Filippo Tortu, va ricordato, 20 anni, un lombardo velocista, figlio d'arte, il papà faceva velocità, anche se non ha avuto risultati eccezionali. È medaglia d'oro negli under 23. Nell'intervista senti la freschezza di un ragazzo giovane, di un ragazzo normale, insomma, che però si impegna ed è determinato a voler raggiungere risultati. E quindi e tutti gli altri sono italiani di pelle scura, comunque di nascita o estera o mista. Ecco, anche questo dovrebbe far pensare, se pensiamo allo Ius Soli, il nostro futuro, come per la Francia, la Germania, anche la Germania, ma la Gran Bretagna, i maggiori campioni loro, ma l'America soprattutto, sono tutti, la maggior parte sono neri, sono immigrati, e quindi questo va tenuto presente, insomma, non fosse altro che per questo è importante che questa gente sia integrata e possa fare alto il nome della nostra nazione. Niente, oltre a questo una piccola annotazione sullo stato dell'arte dell'atletica in Italia. L'ho tratto da una trasmissione di Report del 2014. Fra l'altro, da pochi giorni è stata assegnata la sede delle Olimpiadi del 2024 a Parigi, che eravamo in gara anche noi con Roma, ma non è stato, è stata ritirata dall'amministrazione capitolina. Io posso capire tante cose, poteva essere una possibilità di rilancio economica importante. Ricordo che l'unica Olimpiade italiana è del 1960, e poi insomma, Parigi non è la prima volta che fa Olimpiadi, e sicuramente a livello anche di motore economico, di business e anche di missione di persone che fanno sport e quindi il benessere e quindi un discorso legato alla salute che ci va dietro. Però evidentemente Roma è talmente disastrata, i conti sono talmente messi male, la corruzione ancora è talmente così esacerbata e diffusa che probabilmente questo ha frenato questa scelta. Un peccato, penso che non l'abbiano fatto neanche a cuor leggero, insomma, l'amministrazione, la sindaca Raggi, però evidentemente forse non eravamo pronti, secondo loro. Però ecco, questo è quanto. Da questa trasmissione di Report, la trasmissione che è ancora su Rai 3, è una trasmissione d'inchiesta, è del 2014, e vi do alcuni dati. Abbiamo 1.247 atleti militari stipendiati dallo Stato, 8 milioni di sportivi amatoriali,
parliamo del 2014, poi sono aumentati questi numeri, 4 milioni e mezzo di agonisti, 45 federazioni sportive, 15 enti di promozione, 95.000 società sportive dilettantistiche. Il CONI è l'organo massimo, la corruzione al CONI è abbastanza conosciuta, ci sono indagini e comunque il CONI distribuisce 411 milioni di denaro pubblico che riceve dal Tesoro e che dovrebbero servire appunto allo sviluppo delle società sportive, ma soprattutto allo sviluppo per i cittadini italiani che si avvicinino allo sport. Il CONI stesso ha 1.200 dipendenti. Il presidente Giovanni Malagò, qua, nel 2014, promise di portare trasparenza ed efficienza. Sta lavorando, non sto a dire nulla, mi auguro che possa fare un lavoro dignitoso e che comunque non è facile in Italia con legami, intrecci, corruttivi, parentele, riuscire a rinnovare le cose e a fare pulizia, su questo non c'è dubbio. Anche perché appunto a quel tempo, nel 2014, le interviste fatte dai giornalisti di Report hanno verificato che in certi ambiti sportivi chi osa criticare è punito o chi indica delle situazioni di corruzione oppure è radiato, mentre in altri si abusa di agevolazioni fiscali per evadere tasse e contributi. Eppure lo sport è un mondo dove dovrebbero dominare i valori di lealtà, correttezza, coraggio e passione disinteressata. I buchi e i costi maggiori sono per questo forse Roma è piena di piscine iniziate e non terminate per i mondiali di nuoto, non mi ricordo adesso quale anno, scusatemi, mi pare 2009. E c'è un abbandono di 50.000 adolescenti negli ultimi 2 anni, nell'età critica proprio dei 12-14 anni, che è l'età invece dove forse lo stare assieme ad altri in una società sportiva e provare il proprio corpo e l'equilibrio psicofisico, la psicomotricità che servono comunque anche nella vita, comunque nel lavoro, sarebbero assolutamente importanti che fossero molto, molto considerate. Vabbè, nel 2016 la percentuale di italiani sopra i 3 anni di età che dichiara di praticare sport con continuità nel proprio tempo libero ha raggiunto il 25,1%, ossia una persona su 4 fa sport. Numericamente si tratta di 14 milioni 790 mila abitanti, se si aggiungono quelli che lo praticano saltuariamente, che corrispondono al 9,7%, sono 5 milioni 693 mila e così si raggiunge il 34%. I sedentari sono 23 milioni di persone e sappiamo che la sedentarietà è uno dei problemi da un punto di vista salutistico tra i più gravi, tra cui poi dopo attraverso la sedentarietà c'è l'aumento di peso, insomma, il sovrappeso, se non l'abuso o problemi alimentari, insomma, ecco, lo sport sicuramente, siccome brucia energia e i problemi alimentari li dovrebbe tenere almeno un po' lontano. Siamo alle 19 e io avrei terminato, però mi permetto due o tre cose sull'esperienza personale.
sportiva, perché avete sentito un po' l'entusiasmo con cui, perché secondo me lo sport, io ho sempre detto che in 4 anni di palestra, che poi vi dirò cosa ho fatto, ho imparato di più che in 4 anni di università, lo dico sempre. Ho imparato a scuola che il corpo è il tempio della mente, e non è una banalità, lo dicevano gli antichi greci, ma è così. Niente, in piccolo, la prima esperienza di 10 anni, è stata quella della corsa in pista, che c'è un velodromo qui nella mia città, Forlì, e poi il passaggio in corsa su strada, ma era troppa fatica, fare le montagne, mi davano un po' nella pista, mi piaceva di più. Sono stato nella squadra anche di Marina Amadori, che è stato il coach della squadra nazionale femminile di ciclismo, ed è ora adesso degli Under 23, ero nella squadra con lui e lo vedevo come un grande campione, appunto, che poi si è rivelato. Non ha vinto tantissimo, però aveva una continuità incredibile. Infatti mi sembra che abbia ancora il record di presenze per convocazione ai mondiali. Lui era un gregario, ma era un super gregario, affidabilissimo e molto tenuto in considerazione. Niente, l'esperienza mia più importante è quella legata poi a 17 anni allo sport tra i più poveri in assoluto. Forse per questo, appunto, io amo gli sport non troppo ricchi, non so, forse perché l'ho vissuto in prima persona. Lo sport era uno sport antichissimo, la lotta greco-romana, sono riuscito a ottenere anche una medaglia di bronzo agli interregionali che valevano come gli italiani, poi dopo sono rotto una mano e vabbè, poi dopo tante cose. Comunque, l'esperienza che posso riportare era che in quella palestra era come un dojo, il dojo orientale, cioè, in Oriente è un luogo dell'isolamento e della meditazione, dove si tende alla perfetta unità tra Zen, cioè la mente, e Ken, il Ken che è il corpo, e quindi perfetto equilibrio psicofisico, che è la massima realizzazione della propria individualità. Oggi il dojo in Occidente è impropriamente tradotto in palestra. Poi ci sono, le arti marziali sono entrate in maniera esagerata, non controllata e in molti casi anche non gestita in maniera professionale. Quindi attenzione ai ragazzi, dove vengono mandati a fare queste arti marziali, che devono insegnare alla difesa, innanzitutto, ma soprattutto all'equilibrio psicofisico, appunto, del corpo. Niente, finisco solo con questa cosa qui, con due annotazioni. Un aneddoto, che però non è un aneddoto, è una cosa che mi fu detta da un grande maestro, qui in Romagna, c'è la sede di Faenza, che ha prodotto un campione, un pluricampione di lotta greco-romana, due ori, e che io ho conosciuto. Lui faceva la categoria dei 48 kg, quindi non ci ho mai fatto combattimenti, ero nella categoria dei 60-65 kg, due ori alle Olimpiadi a Monaco e a Seul, e un argento a Barcellona. Ecco, lui insegnava a tutti, questo era come un mantra che ci continuava a dire, e questo vale un po' per tutti gli sport. La forza vuol dire la forza nella velocità, l'ostacolo
per chi fa il salto in alto, la forza, in questo caso la forza fisica del lottatore, che è gambe, braccia, non solo, comunque è forza. La forza è data, cioè un minimo di talento, un minimo di forza fisica dentro di sé, quella è data, cioè è il DNA che te la regala. La forza è data, l'agilità si allena. E quindi allenamento, determinazione, abnegazione nell'allenamento, continuamente cercare il gesto sempre migliore in allenamento. La forza è data, l'agilità, si allena, la tecnica si impara. Se vuoi, puoi imparare e diventare al tuo livello, che non vuol dire diventare un campione. Però avere la soddisfazione di uscire dalla palestra o da quello sport, di aver dato il massimo di te stesso, forse magari per cominciare un altro sport in un'altra situazione, non uno sport individuale, magari uno sport di squadra, dove magari puoi trovare più soddisfazioni. Un'ultima cosa, e forse questo programma continuerà ancora, perché lo sport alla fine, qui lo dichiaro, del quale sono veramente appassionato, forse perché ho seguito mio figlio per 12 anni che lo ha fatto, a livelli dilettantistici assolutamente, però da lì poi è diventata una grande passione. Mi sembra di conoscerlo e di saperlo a livello di chi anche l'ha fatto, che è un po' una bestemmia, perché sto parlando del rugby, i rugbisti sono persone che dicono se non hai giocato a rugby non puoi parlare di rugby. Non è proprio così, perché quando uno si appassiona, io mi sono visto addirittura film sul rugby, sono andato a Londra ai mondiali, vado a vedere l'Italia quando posso in giro, insomma, per me è una grande passione, è un grandissimo sport, è uno sport di combattimento, ma è anche uno sport dove il fair play, di cui si parla tanto, io ecco, ricordo solo questa cosa qui, perché la posso riportare in quanto l'ho vista dal vivo. Allora giocava l'Italia, scusate, giocava l'Italia allo stadio Flaminio, che ora non si utilizza più, ora si utilizza l'Olimpico, perché in quegli anni lì il Flaminio bastava, erano 45.000 posti. Ora, quando gioca l'Italia nel 6 Nazioni, questo torneo internazionale europeo, porta più persone e quindi non viene più utilizzato, un peccato, perché è uno stadio bellissimo. Insomma, è accaduto questo. E non parliamo di campo, perché lì sono regole date e definite e non si discute, ma sugli spalti che succedono, mi viene inevitabile, non lo vorrei fare, però è inevitabile il confronto con il calcio. Un signore, dopo un fischio dell'arbitro contro la squadra italiana, che probabilmente non era corretto, però comunque nel rugby si può fare un boo al massimo, oppure si accoglie comunque la decisione, sperando in una situazione migliore successiva. Insomma, questo signore con una bottiglietta d'acqua piena la lanciò nel campo. Cosa successe? Una cosa incredibile, che io sfiderei in qualunque campo di calcio, chi vuole me lo può raccontare se ha visto una cosa del genere. Parlavamo di Italia, quindi cioè, una cosa importante, la nazionale. Insomma, probabilmente questo era uno che veniva da altri sport, pur non so quali, non mi interessa, non aveva visto probabilmente, non sa come ci si comporta anche sugli spalti a vedere una squadra di rugby. Lanciando questa bottiglietta è stato isolato dai tifosi italiani. Isolato e portato fuori dagli spalti, fuori dallo stadio. Il messaggio è: questo non è sport per te, tu non hai capito qual è il modo di comportarsi per tifare una squadra e non fare
dei gesti di qualunque tipo, violento o negativo, ma tifare semplicemente la squadra per cui sei lì a goderti lo spettacolo. Con questo amore, insomma, che ho dichiarato per lo sport in generale, tutto, io cerco di guardare veramente tutto, mi interessa, vabbè, il badminton magari non mi interessa tanto, il golf non lo capisco, però il gesto atletico in assoluto è qualcosa di fantastico ed è qualcosa che andrebbe sempre di più insegnato ai propri figli e fatto vedere, fare in modo che si innamorino dello sport, perché lo sport comunque, se è vissuto in maniera controllata, con bravi allenatori, in un gruppo di ragazzi che ci rispettano, appunto, dove c'è lealtà e dove c'è fair play, e amicizia, forse un domani anche il nostro mondo, anche di cittadini e anche nel mondo del lavoro si vivrebbe meglio, senza dimenticare l'agonismo, assolutamente, perché l'agonismo è fondamentale, la Miro, spinta del. Miro, perdonami se Sì. ti interrompo, scusami, siamo fuori tempo Sì. massimo. Scusami, stavolta mi sono. Va bene, d'accordo, scusami, mi interrompo io, scusate un po' la verbosità, mi sono fatto trascinare un po', però sono stato contento di aver fatto questa trasmissione e con questo vi saluto e vi rimando alla prossima fra 15 giorni, magari continuando un po' questa argomentazione oppure qualcosa d'altro di interessante. Grazie e ciao a tutti.